Devo ringraziare sia naturalmente Elisa che mi ha presentato il modo lusinghiero, sia per l'idea che hanno lei e De Marchi che hanno avuto di parlare di Nicola e l'idea di De Marchi di stimolare me a parlarne. Non è la prima volta che appunto Andrea mi stimola a fare un determinato lavoro. Ringrazio anche Ilaria Della Monica perché mi ha accolto a Villa Itatti per un segmento importante di questa ricerca, che è nata appunto su input di Andrea, riguardando i messaggi con cui mi commissionava, diciamo, il lavoro alcuni mesi fa, notava infatti la drammatica divaricazione che c'è agli inizi del Novecento tra i topi d'archivio. Lui diceva alla supina, un'altra volta dice alla Pelio Bacci, e i giovani intemperanti come Longhi, facendo riferimento al saggio su Mattia Preti del 1913 e credo in particolare alla frase ironica che c'è verso la conclusione. Ora un po' di biografia, di cronologia di documenti a capo. Nacque nel 1613, morì nel 1699 e così diciamo Longhi liquidava tutta la ricerca di archivio. E nel mezzo ci sono alcuni studiosi che cercano di essere sia conoscitori che storici, prima conoscitori che storici, come diceva Toesca. Uno di questi è anche il nostro De Nicola e che vedremo è in polemica più che con studiosi che abbiamo citato, entrerà in polemica a Siena con Lusini, ma ne parliamo meglio più avanti. Dunque, non vedremo fotografie del personaggio, non le ho trovate, non le ho nemmeno tanto cercate, devo dire, c'era molto altro da fare. E quindi ci limitiamo alla firma autografa che ho preso da una delle lettere a Berenson. Soprattutto mi sono fermata per la ricerca dopo che ho trovato una descrizione nel giornale dell'antiquario Giuseppe Mazzoni, antiquario senese, che lascia questo diario, in cui dice che De Nicola aveva un volto grassoccio e sbalzato. Quindi forse è meglio anche immaginarsi un po' più bello di com'era e così accontentarci, diciamo. E perché però Andrea ha pensato proprio a me? Perché lui sapeva che io era certo che io avessi letto un determinato articolo da cui partiremo di De Nicola del 1906, era sicurissimo che io avessi chiamiamola così, fototeca, nella scatolina delle fotografie, una foto di questo disegno, perché non gli sfugge che nella mia tesi di laurea c'era anche questo aspetto. Infatti nel 1906, abbastanza all'inizio della carriera, De Nicola pubblica un articolo nell'Arte, la rivista, come sapete tutti, di Adolfo Venturi, fondata nel 1898, tratto dal codice barberiniano latino 4426, che a carta 36 ha un disegno eseguito da o per l'erudito francese provenzale, diciamo meglio, Joseph-Marie de Suarez, erudito ecclesiastico, che poi diventa bibliotecario pontificale, che era collaboratore, diciamo, del cardinal nipote Francesco Barberini, il nipote di Urbano VIII. Gli manda alcuni disegni, evidentemente De Nicola studia tutto il codice perché 2 anni dopo pubblica anche un articolo su un sarcofago romano che lui effettivamente identifica in una collezione privata e che è registrato nel medesimo codice. Nella parte a sinistra della slide invece vediamo l'incipit dell'articolo di De Nicola che oltre a essere bello da vedere, c'è questo capolettera piuttosto elegante, ma ci fa capire che la ricerca, cioè fa capire, mi fa pensare che la ricerca non sia nata diciamo sulle tracce di Simone Martini, ma sulle tracce appunto di questi codici vaticani nell'ambito di un interesse generale di tipo paleografico, poi lui aveva interessi anche epigrafici, eccetera, che forse, cioè forse secondo la mia ipotesi, nascono prima degli interessi proprio della storia dell'arte che poi faranno la gloria, diciamo, il merito di De Nicola. E questo affresco erano, diciamo, cioè questo affresco, scusate, la composizione di cui troviamo traccia in questo disegno corrisponde a un affresco che era già perduto allora,
distrutto nel 1828, descritto da alcune antiche fonti, e da questo confronto De Nicola capisce che si tratta appunto di una copia di questo affresco di Simone Martini che si trovava nel portico della cattedrale di Avignone. Le fonti, in particolare un certo Valadier del 1600, nel trascrivere la quartina che accompagnava l'affresco, che io vi ho trascritto qui sopra, l'attribuiscono a Petrarca, quindi mettono l'affresco in connessione con Petrarca, mentre De Nicola, che evidentemente frequentava a fondo la Biblioteca Vaticana, non solo per vedere quel codice, ritrova questa quartina in un codice miniato vaticano, che poi diventa famosissimo, cioè il codice di San Giorgio, ma che lei era conosciuto, ma non proprio forse famoso come oggi, e capisce che quindi questa è una quartina del cardinale Jacopo Stefaneschi e quindi anche che questo affresco doveva essere stato commissionato dal cardinale Stefaneschi. In più riconosce che era l'argomento della mia... il cardinale Jacopo Stefaneschi era l'argomento della mia tesi di laurea, quello l'avrei detto veramente, e quindi devo dire che dopo più di 40 anni ne parlo ancora con un certo affetto e entusiasmo. Però probabilmente anche De Nicola faceva questo, perché è proprio lui che avvia lo studio del cardinale Stefaneschi come committente, né il fondatore in qualche modo. E rileggendo le cose, addirittura è più fondante questo suo contributo di quanto io mi ricordassi. E mette in campo le fonti che poi saranno sempre utilizzate, elenca le opere commissionate, e c'è questa frase: sempre così, con questa accentuata nota personale, segnava lo Stefaneschi le sue opere d'arte. In tutte, se ancora fossero integre, vedremmo, come vediamo nel Codice di San Giorgio, il suo stemma, il suo ritratto e i suoi versi. E poi, più avanti, la figura del cardinale Jacopo Stefaneschi si ingrandisce. Si ingrandisce, 2 anni dopo esce una biografia in tedesco di Ignaz Hirst, che probabilmente però era già pronta quando era uscito l'articolo di De Nicola, perché non cita De Nicola e va avanti su tracce un po' diverse, cita le opere romane, le opere di Giotto, ma non le opere avignonesi e non il Codice di San Giorgio, quindi sembra che questo studio ignori quelli. Scusami, chi? Ignaz Hösle, H o Umlaut, che ora il titolo Cardinali Jacobus, eccetera, un librettino così c'è anche all'Istituto Tedesco. Questa copia mette in evidenza l'effetto grandioso di questo affresco, l'apertura paesistica, di cui hanno parlato poi tutti gli studiosi della pittura avignonese, quasi ne parlano come se conoscessero l'affresco, invece tutto attraverso questo disegno, di cui nasce l'idea che Avignone sia stata una delle incubatrici del gotico internazionale, eccetera. Nel saggio è sicuramente valida ancora la scoperta della copia, la ricostruzione dell'affresco, l'indicazione del committente, come dicevamo prima, e quello che poi troveremo sempre nella carriera di Nicola, cioè il ricorso a documenti editi, fonte edite e inedite, bibliografia, assidua frequentazione della Biblioteca Vaticana, ma quella che io ho chiamato flessibilità metodologica, che non fa prevalere un criterio sull'altro, cioè quando è necessario si parla di documenti, quando è necessario si parla di stile, quando sembra necessario a lui. Ci sono degli aspetti superati, ma ragazzi, per forza sono passati 100 e più anni, come l'idea che il manoscritto dipenda dall'affresco, del resto anche De Nicola vedeva le differenze, e da qui discende l'interpretazione del maestro del Codice di San Giorgio come tardo seguace di Simone Martini. Ma è un problema che non vorrei aprire qui, perché è piuttosto complicato, ancora non mi sembra che ci siano idee chiare sul maestro del Codice di San Giorgio. Studio che comunque viene cominciato da De Nicola e da Suida anche, più o meno negli stessi anni. C'è un articolo del 1908 di De Nicola sul maestro del Codice di San Giorgio, in cui riordina le attribuzioni recenti, ne fa di nuove, tra cui anche i dipinti su tavola, quindi l'idea che il maestro sia miniatore e pittore, e dice il Codice di San Giorgio non più ormai solo.
ho voluto cominciare, diciamo, subito in medias res. Ora torniamo a presentare il nostro personaggio. Bisogna dire anche che mentre io mi approcciavo al De Nicola come elemento della bibliografia della mia tesi, c'era a Siena Giovanni Crevitali che insegnava, che aveva grande stima di De Nicola, probabilmente conosciuto per le opere sull'arte meridionale, perché ho trovato un testo di De Nicola nella bibliografia della pittura a Napoli nel Viscereame, e in testi precedenti di Crevitali non ho trovato citato, però non lo so, magari è un caso. Per cui, per esempio, al Mostra del Gotico a Siena si fa molto riferimento a questo testo. E fu assegnata anche una tesi a Francesca Paolini, che ha fatto poi una voce enciclopedica per il Dizionario Biografico degli Italiani, che tutti potete trovare in rete e che è stata la mia guida naturalmente per le notizie biografiche che ora vi leggo. E purtroppo la collega versa in cattive condizioni, gravi condizioni di salute, perché non possiamo più giovarci, diciamo, del suo contributo. E De Nicola nasce a Frascati, come si vede qui. I genitori si chiamava Luigi e Maria Pietralata. Ha studiato a Strada in Casentino dai Gesuiti, prima di iscriversi alla facoltà di lettere, dove, appunto, nella voce enciclopedica, se l'andrete a controllare, si ipotizza che abbia fatto anche il corso universitario in lettere con Adolfo Venturi. Io mi permetto di dubitare, appunto, perché non ha subito questi nativi interessi storico-artistici. Tanti storici dell'arte, addirittura di questa generazione, erano laureati in giurisprudenza e poi hanno fatto la specializzazione. Quindi potrebbe anche addirittura nascere da studi diversi, oppure studi, non so, archeologici, letterari, ma non specificamente storico-artistici. Sicuramente poi frequenta la scuola di perfezionamento di Adolfo Venturi e comincia nel 1905 a collaborare con l'arte, non solo al bollettino bibliografico, ma anche con articoli, anzi chiuderemo col primo articolo. Pubblica l'affresco di Simone Martini Avignone, si proietta subito in campo internazionale collaborando fin dal primo volume al Time Becker e con una voce senese, quindi anche prima di andare a vivere a Siena. Per cui spesso, i pochi testi che lo menzionano, dice: il venturiano Adolfo Venturi è uno degli autori, insomma, dei critici della schiera di Venturi. Venturi stesso nelle sue memorie dice, fa un elenco di suoi allievi che occupano posti della soprintendenza, ci mette anche De Nicola, per un brutto, diciamo, incidente. Il libro esce nel 27, quando De Nicola era già morto, evidentemente non aveva riletto bene le bozze, e così. Però in realtà non è venturiano puro, e mi sembra che già pochi anni dopo la morte se ne rendesse conto bene Mary Pittaluga. Sono degli estratti del testo che lei dedica a De Nicola in uno studio più complessivo che si chiama Arte e Studi in Italia del Novecento, gli storici dell'arte, che io vi raccomando perché io non l'avevo mai letto. L'ho letto in questa occasione, non solo, ma io al liceo, siccome sono molto anziana, avevo il libro della Pittaluga, che già era un libro vecchio a quei tempi, per cui io avevo Mia mamma ha pessime. studiato sulla Pittaluga per mezzo secolo, Sì, ma era già un po' in dismissione, però la mia professoressa già anche lei era un po' invecchiata, e così, insomma, io ero rimasta con una diffidenza per la povera Pittaluga. Pittaluga. Sono, Col Bellosi non avevi mai parlato della sì, po un Pittaluga. pochino più col padre del Bellosi che col Bellosi. Il Bellosi aveva un culto della Pittaluga. Però, E e ti poi. ricordi che suo padre era Sì, giardiniere della appunto, Pittaluga, infatti per sì. questo dicevo ho parlato col No, padre è stata la Bellosi. Pittaluga a instillare la storia Sì. dell'arte al Bellosi, sì. E devo Mio padre, mi dire. ricordo, il Bellosi che diceva sempre, però la monografia dell'Ippi della Pittaluga non è così male, perché lui criticava tutto, Sì, ecco. è vero, è Era un vero. ricordo d'infanzia Sì, troppo forte, però devo dire, credo. poi la Pittaluga stessa è stata oggetto ora di una ricostruzione da parte di Elena Carrara,
al convegno sulle storiche dell'arte donne, e tra l'altro abitava di fronte alla studiosa invece di cui mi occupo io, cioè Giulia Brunetti, erano tutte e due in via dei Serragli, quindi diciamo, mi sto, sono un po' costretta a avvicinarmi alla Pittaluga, ma questo saggio è veramente molto bello. E lo raccomando. Poi, come ha detto anche Claudio Gamba, che è un altro che studia storia della critica, che è un testo importante, era la prima volta che si tentava di storicizzare la critica più recente. Si trova facilmente all'Istituto Tedesco e ha capito, cioè io mi trovo a condividere, potremmo chiudere qui il mio intervento, la Pittaluga ha capito bene chi era De Nicola, non, però cercherò di fare qualche esempio anch'io. Lei dice che la capacità, prima dice che conosceva i documenti, fa un elenco di studiosi diciamo un po' più vecchi, un po' più parrucconi, un po' più topi d'archivio, e anche De Nicola, però sebbene che la capacità del conoscitore sviluppata in lui in modo eminente, eccezionale, di non poco modifichi rispetto agli altri la posizione. Ha scritto degli articoli generalmente brevi, sempre dimostrando, al di là di transitori interessi attributivi, coscienza scientifica di primo ordine e rettezza di valutazione dell'oggetto d'arte. Quindi, diciamo, le coordinate sono queste. Poi cercheremo di spiegarlo meglio. Poi comincia a lavorare anche altre riviste, finché è nominato ispettore della soprintendenza di Siena, e io credo che abbia scelto Siena perché già interessato all'arte senese. Non sono riuscita, perché il lavoro mi è stato commissionato negli ultimi mesi e è più complicato del previsto, non ho nemmeno un elenco totale, diciamo completo, dei titoli. Diciamo che sono una cinquantina di titoli, almeno 20 sono su arte senese, quindi una discreta percentuale, però potrebbe essere anche un po' diversa. Andando a Siena acquista maggiore confidenza con gli archivi, con le fonti locali, ma le conosceva anche prima, perché, per dire, cita Sigismondo Tizio quando parla di Simone Martini, e inizia anche la collaborazione e il difficile contatto con gli studiosi senesi e il contrasto. E qui diciamo subito che entra subito in polemica con Vittorio Lusini, che era arciprete del Duomo, uno studioso vecchio, si diceva vecchio, poi aveva 50 anni, ma insomma, che comunque aveva un po' il monopolio sugli studi archivistici, e ci sono spesse polemiche. Sulla pietà dell'osservanza c'era già stata una polemica fra senesi, già aveva un peso diverso senza l'estraneo, tra Lusini e Misciattelli, e dice, viene giudicata da lui stesso Lusini una polemica garbata, eccetera, però era sulla pertinenza o meno di una ulteriore statua al gruppo del Cozzarelli all'Osservanza. Allora, qui io ho una foto vecchia e poi una foto con invece l'aggiunta della statua. Ho trovato queste due, De Nicola e Misciattelli pensavano che fosse pertinente anche questo San Giovanni, che allora era all'Opera del Duomo, Lusini si ostinava, eccetera. E sono posizioni diverse sia da un punto di vista diciamo fattuale, cioè sull'opinione, ma anche sul metodo, un modo diverso di utilizzare i documenti, il fatto dell'assenza dei documenti o meno, eccetera. Però io ci ho anche sentito un po' nel testo di Lusini un po' la diffidenza verso questo estraneo arrivato a Siena, che già mette bocca con l'aiuto poi della soprintendenza, perché Spighi, soprintendente dei monumenti, gli concede comunque di fare rilievi, di fare fotografie, mandano un architetto a fare un disegno che è pubblicato nell'articolo, cioè un disegno, una pianta, intendo dire, un disegno tecnico, quindi cose che evidentemente non vengono poi accettate, e non sarà l'unica polemica con Lusini, anzi. E poi, mentre a Siena collabora con il quarto volume del Cavalcaselle, di quello che noi italiani chiamiamo il Cavalcaselle, Crow Cavalcaselle, è curato da Langdon Douglas, e legge e recensisce la monografia su Duccio del Weigelt. Non sappiamo esattamente, ecco, io ho la percezione, lui sapesse bene
il tedesco e l'inglese, aveva una moglie, non ho capito se danese o tedesca, cioè ho capito, non è chiaro, comunque nordica, quindi lui sapeva le lingue, non so come, non dove l'abbia studiato, purtroppo ci mancano ancora tante notizie, forse non le avremo mai, però è molto aperto verso la cultura europea, diciamo. E probabilmente sapeva anche il francese o meno proprio. Cura poi nel 12 la mostra sul Duccio, di cui parleremo più avanti, pubblica questa, una serie di articoli, poi riunite in volumi, arte inedita insieme nel suo antico territorio, e qui questa è la mia copia, diciamo, si può far vedere, trovata facilissimamente su eBay, dove si trova notoriamente tutto, e poi passa abbastanza rapidamente, perché Siena doveva essere poi il suo luogo di elezione, invece secondo me si trova male come ambiente umano, comunque viene nominato poi direttore del Bargello, si trasferisce a Firenze, continua a studiare però, come vedete, pittura senese, poi mentre a Firenze, anche in guerra, lavora al riordinamento dei musei Hornstiebelt, e inizia a collaborare con la Rassegna d'Arte di Carniola, che come abbiamo visto ieri era una rivista anche molto frequentata da Perkins. Comincia il carteggio con Bernard Berenson, che prosegue nell'anno successivo e poi oltre. Qui, rispetto alla tabella che vi ho mandato e che ho fatto mentre ero in vacanza, avevo fatto un errore, gli studi sull'arte senese non sono del 18 ma del 19, quelli del 18 sono quelli di Berenson. Diventa addirittura condirettore di rassegna d'arte, scrive questo articolo importantissimo sul soggiorno fiorentino di Ambrogio Lorenzetti, che probabilmente è il suo testo ancora più citato, credo. Poi è nominato sovrintendente ad Aquileia, ci sta poco o nulla, aveva già avuto esperienza di questi luoghi, c'è scritto anche qui, nel momento in cui aveva fatto la ricognizione della Dalmazia nel 19, territorio, come sapete, appena occupato dall'Italia in seguito alla prima guerra mondiale. E il datino, ma riesce a non andare in guerra? Non era un giovanissimo, era del 73, 79. In guerra degli anni 80, sì, ora io non ho, questo non l'ho calcolato, ma non so, mio nonno era del 95 e ci andò, però quello per forza era proprio di leva, ma penso degli anni 80, comunque no, in guerra, forse perché anche direttore di un museo doveva presidiare, non so, il territorio, comunque questo non ci avevo pensato. Dopo invece appunto fa questa ricognizione della Dalmazia, che è interessante perché è un dattilo scritto poi che si trova all'Istituto Tedesco, molto dettagliato, fatto bene, fa fare anche qualche piccolo restauro, eccetera. Quindi poi viene nominato sovrintendente Aquileia. Ci deve essere stato poco o nulla, perché nel dizionario dei sovrintendenti storici dell'arte non c'è nemmeno la voce. Nel 25 si dimette dall'amministrazione statale. Nell'ultima lettera a Berenson del 31 dicembre dice: mi sono appena dimesso per attendere ai miei studi. Ma nel 26 muore a Firenze in circostanze misteriose, diciamo anche poco edificanti, soprattutto se ne parla, ma insomma non sono piacevoli. E uno dei momenti più interessanti è quella della mostra sul Duccio, che è stata studiata molto, molto bene da Elisa Camporeale, credo Union, appunto, tra questo. E infatti io ho messo nella bibliografia i suoi testi, ovviamente. Cercherò di dire qualche cosa forse di diverso, di complementare, non lo so. Comunque è una mostra che si svolge tra il 1 settembre e il 1 dicembre del 12. Come spesso succede, era progettata per l'anno prima, centenario della traslazione, dell'inaugurazione, diciamo, della Maestà. Poi, come al solito, ci sono i ritardi, c'erano già a quei tempi. E viene inaugurata l'anno dopo una mostra non di grande risonanza, cioè di una grande risonanza critica, non visitata dalle masse,
Però tra queste non masse c'era Marconi, c'erano dei sovrani, c'erano personaggi importanti. Ora ci sembra una cosa un po' strana, ma allora si stava affermando anche questo modello. Ci sono 70 opere originali, alcune delle quali inedite, e 100 fotografie, elencate minuziosamente nei cataloghi. Perché diciamo, vi spiegherò perché ho detto i cataloghi e non il catalogo. Questa è la prima, dove siamo? Siamo al Museo dell'Opera del Duomo di Siena, quindi intorno alla Maestà, che non viene spostata, vengono raggruppate delle opere. Questa è la prima sala, questa la seconda. Mentre De Nicola lavora a questa mostra, mentre si svolge la mostra, escono dei suoi scritti che fanno chiaramente da corollario. Abbiamo già detto la recensione a Weigelt nel bollettino senese di Storia Patria, e una presentazione della mostra fatta da De Nicola per il Burlington Magazine, quindi prestigiosissima già allora, anche se giovane, ma mi sembra fosse già molto prestigiosa anche allora di vista internazionale. Un articolo sull'arte intitolato Una copia di segnatura della Maestà di Duccio, ma tutti riconoscete che non è una copia, non è più considerata di Segna di Bonaventura, ma è la Maestà Duccesca di Massa Marittima. Naturalmente ho messo foto nuove, non ho messo sempre foto d'epoca, perché quando era possibile ho messo foto di repertorio più chiare. Questo arte inedita a Siena nel suo antico territorio, che state vedendo e che è pienissimo di opere. Vi ho buttato giù l'elenco delle opere e poi me lo sono tenuto e non ve l'ho portato perché avrebbe preso quasi tutta l'esposizione inutilmente, però si va dal 200, tanto architettura, scultura, pittura, si va dal 200 a Beccafumi. E poi fa parte delle acquisizioni per questa mostra, ma viene pubblicata solo 4 anni dopo, Ugolino e Simone a San Casciano di Pesa, quando lui rende noti tanto appunto il crocifisso di Simone Martini, tanto le tavole di Ugolino di Nerio, che vengono anche portate in mostra, fanno parte della mostra. Qui cioè, mi limito su questo articolo, non vi faccio vedere le opere perché sono di facile riferimento. Ho trovato però una foto di un discreto dettaglio che mi permette di fare una parentesi sul metodo di questo critico. E sulla sua adesione al metodo morelliano, adesione che vedremo è anche questa flessibile, no? Dice però sul crocifisso di Simone Martini: mani condite così cilindriche distinguono Simone anche per chi non è morelliano, morelliano con la M maiuscola, perché insomma, come una partenza. Poi un altro testo importante, sempre che fa da corollario alla mostra di Duccio, agli studi sulla mostra di Duccio, più che corollario, diciamo, fa parte degli studi per la mostra di Duccio, è di alcune opere d'arte del Duomo di Siena, uscito in rassegna d'arte senese, che prende spunto dal volume appunto di Lusini, Il Duomo di Siena 1911, che come almeno i senesi sanno, è un monumento di documenti tuttora utilizzato, perché anche se e attraverso questi documenti si pensa, cioè tra le varie cose che Lusini dice e che De Nicola critica, perché è una recensione puntuale al libro, c'è, a noi interessa in questo contesto, sottolineare l'idea sulla vetrata circolare del Duomo di Siena. Probabilmente o tutti, siete molto giovani, vi è stato direttamente insegnato che è una vetrata di Duccio e non state a pensare alla sua storia attributiva, eccetera. Ma nel 1912 viene esposta la fotografia alla mostra duccesca, evidentemente per volontà di Lusini e non di De Nicola, come opera di Andrea di Mino del 1365, perché c'era un documento che effettivamente, in cui effettivamente un Andrea di Mino lavorava una vetrata in quest'anno. Quindi c'era questa identificazione. De Nicola cosa fa? Io non so se studiando la foto, se aiutandosi col binocolo, riflettendo in vari modi,
riconosce in questa vetrata invece dei caratteri duceschi e pensa, e per l'epoca già era audace, a un'opera eseguita da su cartone di un seguace di Duccio intorno al 1320. Non è così perché poi Bacci ha trovato dei documenti di pagamento di poco prima degli anni 90. Carli durante la guerra l'ha vista da vicino quando era stata smontata per appunto motivi di difesa e ha avuto buon gioco, conoscendo già i documenti più puntuali, vedendosela vicino, di scrivere quel saggio importantissimo che è Vetrata Duchesca del 1946, però c'era un precedente importante. E anche su questo evidentemente ci sono delle polemiche fra i due studiosi. Allora, cosa succede? Che scusate, nel catalogo escono due versioni. La prima che vedete sulla sinistra e che è di difficilissimo reperimento, io sono riuscita a scaricarla dalla rete facendomi aiutare da una bibliotecaria, perché se no non ci sarei nemmeno riuscita, da una biblioteca americana. E comunque, se qualcuno è interessato, vi posso passare anche il testo intero. E è il cataloghino firmato da De Nicola, 1912, uscito poco dopo l'inaugurazione, e con degli entries, come si può dire, insomma, delle descrizioni di catalogo brevi, succinte ma precise, una introduzione breve, succinta ma precisa, firmata da De Nicola, quindi questo è quello che ha anche indicato come catalogo di De Nicola, scritto da De Nicola, eccetera. L'anno dopo, cioè l'anno dopo, subito dopo, poi nel 1913, la rivista Rassegna d'Arte Senese dedica la sua annata interamente alla mostra. Ah, ti cascano, Delicatissimo, sì, non so se è il caso di farlo girare, ma sì, soprattutto perché io ho dovuto comprare questa, scusate, non ho volevo. volentieri acquistato questa rivista, perché nella copia della biblioteca dell'Istituto Tedesco di Firenze, Kunsthistorisches Institut, mancavano proprio le pagine firmate da De Nicola. Siamo davanti a una damnatio memoriae incredibile che ha trovato perfino, come dire, dei casi stranissimi, perfino l'omissione da un indice dei nomi in un testo dove invece di lui si parla, una cosa tipografica, però abbiamo avuto una serie di intoppi tecnici. Comunque, a parte ora le cose, queste ultime pagine che sono aggiunte sono le uniche pagine che vengono di De Nicola, che sono firmate da De Nicola, che sono presenti in questa versione, diciamo, del catalogo. Perché il catalogo con descrizione delle opere è firmato da Lusini. È quasi copiato, direi, copiato con qualche parafrasi, eccetera, ma è pressoché copiato da quello del primo fascicolo. Ci sono descrizioni un po' più approfondite per le fotografie, quindi con le idee di Lusini anche in più. La parte di Nicola è soltanto questa risposta alle critiche di Perkins, che Perkins aveva pubblicato nei numeri 1 e 2 di Rassegna d'Arte. E queste pagine sono datate Firenze marzo 1913, quindi si vuol segnare un distacco. E De Nicola risponde a Perkins in modo molto piccato, con polemiche, insomma, un po' pesantini, anche De Nicola non era perfetto, quindi è un po' calunnietta, diciamo, nel dire ma allora lui avrebbe dovuto dirlo prima, e rivendica però l'opportunità di poter vedere opere fino allora ignote o poco visibili. Fa l'esempio della Madonna della Compagnia della Grotta, che ora è al Museo Diocesano, e io approfitto per farvi vedere una foto d'epoca con Curone, eccetera, è una foto recente di quest'opera, che è di bottega di Duccio, su cui De Nicola è un po' ondivago, autografo, bottega, eccetera. Così. E
queste sono un po' le cose più importanti, ma anche qui bisognerebbe andare a vedere, per esempio, ci sono delle idee, delle incertezze di De Nicola sull'attribuzione di opere che invece di Duccio, che consideriamo fondamentali del suo corpus oggi, cioè Madonna Rucellai, Madonna di Crevole, che non fu possibile portare in mostra. Una Madonna Rucellai perché veniva da Firenze, era stata fissata la regola geografica, diciamo, e Madonna di Crevole per l'ostinazione del parroco. Pensare che ora è al Museo dell'Opera del Duomo, questo parroco sarà disperato. Di questo interesse poi per l'arte senese fa parte, sempre nell'arte inedita, sia nel suo territorio, la scoperta del trittico di Rofeno di Ambrogio Lorenzetti. E questa è una scoperta, direi, importantissima. E in questo caso, qui lo vediamo con la cornice cinquecentesca, perché così lo vide De Nicola, e vediamo in questo caso come il critico fa un'accurata descrizione e fa molti confronti, perché in questo caso, diciamo, gli gioca far confronti. Quando invece nel 22-23 pubblica La Madonna di Vico l'Abate, in questo caso i confronti non li fa solo parlare, diciamo, l'accostamento tra le due immagini, la Madonna di Rofeno che lui aveva pubblicato 10 anni prima e questa Madonna di Vico l'Abate. E teorizza anche: io aborro dall'insistere nelle cosiddette dimostrazioni stilistiche, che servono generalmente solo per l'approssimazione e di grande efficacia per dimostrare tutto quello che si vuole a chi non sa, e di nessuna efficacia sugli altri. Una riproduzione a proposito che ci richiami sinteticamente l'opera dell'artista vale più di 3 sudate pagine di ragionamenti. E poi in questo è molto importante il fatto che, parlando della Madonna di Vico l'Abate, insomma, che ora è a San Casciano naturalmente, usa l'espressione valore tattile. Ora siamo in un consesso che, diciamo, mi esime da spiegarvi chi ha inventato questo termine e da dove provenga, eccetera. Quindi il berenzonismo conclamato in questa frase, al singolare invece che al plurale, però è chiaramente berenzoniano. Altrettanto importanti, altrettanto berenzoniani, sono i saggi su Sassetta, e qui purtroppo devo stringere: sono 3 saggi, uno più bello dell'altro, uno più significativo dell'altro, che riguardano la pala dell'arte della lana, la pala della neve che vediamo qui e i frammenti di crocifisso di San Martino. Permettetemi di parlare solo della Madonna della Neve, ma di dire che prima che gli articoli escono sul Berlitz Magazine, rivista che viene scelta perché era un po' la casa del Sassetta, possiamo dire, nel senso che era stata la sede della rivalutazione del Sassetta con Langdon Douglas nel 1903, con Berenson stesso, che fa il saggio, che poi edito in volume varie volte, finché nel 1946 questo volume su Sassetta di Berenson esce in italiano con dedica alla memoria di De Nicola, mentre in altre lingue la dedica a altri studiosi di altre nazionalità, devo dire, è molto grato se si vuole. La pala della neve, che ora è agli Uffizi nella collezione Contini Monacossi, era in proprietà privata, quindi viene venduta poi da privato a privato. E si trova a Chiusdino, quindi a Chiusdino diceva: se si è un Chiusdino verrà da San Galgano. Lui invece, lui smonta questa teoria, riconoscendo la pala come proveniente dalla Madonna della Neve in Duomo di Siena, grazie alla predella. Fa un accurato studio dell'iconografia della predella, parlando trattando della leggenda della nevicata tra il 4 e il 5 agosto, che ci sarebbe stata a Roma, che portò alla fondazione della chiesa, e che ultimamente si comincia a pensare che fosse una grandinata, perché abbiamo visto tante grandinate estive che ci fanno pensare che, no, non è mia, è una battuta che ho letto in rete, però può darsi, può darsi questo. Comunque lui riconosce l'iconografia attraverso i mosaici di facciata di Santa Maria Maggiore in Roma.
analizza le iscrizioni nel dipinto, riscontra gli stemmi, legge una serie di documenti che consentono di seguire gli spostamenti e la vendita della tavola. Insomma, studia il culto di Santa Maria della Neve a Siena nel Senese. Gira intorno a questa tavola, proprio rivoltandola come un calzino, si direbbe, e trovando tutti i documenti possibili. Ci accosta anche, e questo non è fondato, due cuspidi con Angelo Annunciante e Vergine Annunciata. Quest'ultima, che ora è New Haven, però lui la conosceva nella Plus Collection di Englewood, l'ho citata solo per un motivo, ci siamo scritti anche con Fattorini per avere delle informazioni. La cito e la faccio vedere solo per un motivo, perché la foto pubblicata fu fornita all'autore da Mason Perkins, debitamente ringraziato e definito friend. Siamo nel 1913, mentre lui poi stava anche polemizzando sulla rassegna d'arte senese. Quindi non so come mi piacerebbe piaciuto sentire Nicolai. Ho notato che non ci sono lettere tra De Nicola e Nicolai, perlomeno tra De Nicola e Perkins. comunque non lo so, vedremo. Insomma, il mio testo era stato preparato per parlare prima del testo su Perkins. Comunque, da tutti gli articoli di De Nicola, ma forse da quelli su Sassetta in modo più chiaro, emerge questo metodo che io continuo a dire flessibile, basato su lettura o rilettura di fonti e documenti, lui sia fonti nuove, documenti nuovi o documenti conosciuti. Ha un particolare rilievo la visita apostolica di Francesco Bossio nel 1576, che era un vescovo di Perugia e collaboratore di Carlo Borromeo. Lo faceva anche Lusini, è una cosa non così rivoluzionaria come pensavo all'inizio. I testi sono illustrati con fotografie in bianco e nero senza possibilità di confronti, cioè non accosta. Nelle conclusioni abbozza una cronologia delle opere note con un metodo, diciamo così, morelliano diacronico, parola inventata a me, cioè confronta l'evoluzione nel modo di raffigurare dettagli come mani e orecchie nel corso del tempo e fa una datazione relativa perlomeno delle opere di Sassetta sulla base di questa evoluzione, quindi non più una costanza nel rappresentare i dettagli quasi inconsci, no, di Moretti, ma allora qui questi articoli sono importantissimi, se avete voglia leggeteli, ci sono grandi acquisizioni filologiche, spunti efficaci nella lettura. L'interpretazione oggi la diremmo un po' troppo concentrata sul parallelismo con Gentile da Fabriano e Masolino, non insiste sulle novità prospettiche, sul discorso di altro rinascimento, come si diceva ieri del resto, a proposito di altri artisti dell'epoca, ora siamo più sfumati, no? Non facciamo tagli netti, possiamo accostare anche Sassetta, Donatello e Masaccio. Lui parla l'arte di arte che noi chiamiamo internazionale, e a proposito di questo, non dice gotico internazionale, ma arte internazionale. Pensavo che potesse essere utile ricordare che era un'etichetta relativamente recente che risale al 1899 con Courageau, origine dell'art roman e gothique, almeno così si dice nei testi Stella. I rapporti, questo scusate, era per le conclusioni, e il suppedaneo del Crocifisso di San Martino. I rapporti con Berenson si intensificano poi negli anni seguenti. E mentre Berenson nel 17-18 Giovanna, tu ci hai fatto vedere San Martino. Sì, questo era in realtà doveva far da sfondo al discorso. Anche una scoperta sua. Allora, una scoperta sua, forse non tanto, questo l'ho salutato. Sì, sì, sì. Allora, perché in realtà lui poi fa una rettifica, perché il primo era stato Douglas a pubblicarlo, in un testo però non, in un dizionario non, che De Nicola non rappresenta.
qui lui, no, sono sicura, lo dice De Nicola, si scusa perché dice, e comunque anche Perkins, lui ci fa uno studio più accurato sulla sulla provenienza, eccetera, di San Martino. Lui chi? De Nicola. Però il primissimo, mi sembra nel 7, era stato addirittura Douglas in un dizionario. Quindi una cosa che era sfuggita alla consulenza, che probabilmente solo lei ha letto. Che prima di Masaccio non viene in mente a nessuno. No. Questo anche perché, ripeto, sono molti concentrati su questa idea, è gotico non è rinascimentale. Si sbaglio, correggimi, così. Questo no, ci però è significativo evocare Masolino e Gentile Fabriano, che proietta Sassetti una dimensione extrasenese. Sì, sì, locale. Quello è già importante. C'è una profonda intelligenza. Questo è già importante, sì. È vero, però perché a volte evito, per non, quando si studia un critico, bravissimo, ho capito tutto, qualche volta non, mi sono un po' trattenuta, invece questo sarebbe stato un caso in cui avrei dovuto gonfiarlo, diciamo, un po' di più. Allora, e diciamo che in questi scritti, Essays on the Study of Sinus Painting di Berenson del 17, poi pubblicati nel 18 in volume, Berenson cita con stima De Nicola come esperto, e in particolare per la riscoperta di Lippo Vanni, sul quale ci sono infatti tre articoli del 10, del 12 e del 19, sui quali non mi posso diffondere, vi faccio vedere solo il critico di Roma, per il quale però c'era uno studio comune con Perkins e con la signora Perkins, anche in qualche modo, una conoscenza. Lucy. E De Nicola nel 19, questo è l'errore che ho di battitura, forse non solo di battitura, che ho fatto nella tabella che vi ho mandato, pubblica De Nicola in rassegna d'arte gli studi sull'arte senese, terzo, i saggi senesi del Berenson, che è un complemento, quasi un contrappunto, non una recensione, perché li esalta e li completa, gli scritti del Berenson, con aggiunte e commenti, in particolare, perché era anche il più corposo tra i testi di Berenson, Ugolino Lorenzetti, che De Nicola giudica un resoconto fedele del processo mentale dell'autore. Nel frattempo inizia questo carteggio tra i due che ho potuto consultare ai tatti, 18 lettere a Berenson e 2 alla moglie, una certa familiarità, ossequio alla signora. In questi però si tratta di un carteggio prevalentemente commerciale, con anche naturalmente contenuti culturali di studio, però segnalazione di opere presenti sul mercato presso private, scuola senese del 300 e 400 e qualcos'altro, anche Giorgione, Correggio, ma insomma è molto attento allo stato di conservazione, acuto o si dimostra acuto nell'individuale falsi e rifacimenti, attento alle cornici, opera chiaramente come mediatore, qualche volta si parla anche di prezzi. Osserva le caratteristiche del mercato, io mi sono segnata questa frase, del 18, quindi in guerra, i nuovi ricchi acquistano e la caccia al fondo d'oro è spietata. Mentre l'ultima lettera, che è del 25, è una lettera molto triste, in cui dice: lei è il mio idolo, Berenson, lei è il mio idolo, che adoro con la mente e col cuore, e spiega queste dimissioni. Ho fatto molti sforzi in vani dalle descrizioni delle opere per capire quali opere fossero, eppure c'erano delle descrizioni che sembravano anche molto minuziose. Non è escluso che ci fossero anche dei falsi, sì, dei falsi, come nel caso di questa Madonna di Oberlin, che è stata riconosciuta come un falso Sassetta, cioè come uno Ioni, che aveva una perizia di Perkins e di Nicola. Ci sono dubbi anche per questa Madonna di possibile Lippo Memmi, ci sono sicuramente per questa Madonna che poi fu Blumenthal, Madonna la Pompana di Ambrogio Lorenzetti. A un certo punto De Nicola sembra che sia coinvolto anche da Volpi in una commissione per verificare l'autenticità di alcune sculture, ma questo deve essere avvenuto poco tempo prima della morte, quindi lui è stato invitato, ma poi non ha
partecipato a questa. Sembra una. Ma la documenta non è falsa. No, però è mal restaurata. Sì, ma se ricordo bene, questa su cui Scaudo ha fatto tutti questi studi, perché i punzoni sono Sì, punzioni giustissimi, sono giusti, mezza però rifatta, ma è molto ancora restaurata. Donizetti Sì, questa. questa sì, certo, sì, mi sono No, mentre prima ci spiegata. hai fatto vedere due falsi, Questi sì. erano falsi e questo invece è più incerto, cioè, diciamo, Puoi è molto. ritornare su. Questi sono due falsi. Ma allora, Oberlin sinistra e quello di destra E il quello di quadro di destra Moenghi? invece è a Boston, Museum of Fine Arts. dove è ancora considerata possibile Lippo Memmi, Sì, anche nel catalogo della Recanto. perlomeno nel sito. Nel sito, poi nel catalogo non ho fatto a tempo a Ah, controllarlo. sì. E comunque si giovano insomma di queste. Comunque lui come funzionario delle belle arti faceva Tranquillamente, bellezza non solo, ma iniziale. viene citato, no? Dice, il direttore del Bargello, chiamato anche nelle fonti, insomma, io mi sono chiesta anche se ci fossero delle leggi sulla incompatibilità a quei tempi, come ci sono state più avanti, perché la faceva alla luce del sole. Quindi questo è un po'. Ecco, come vedete, è un lavoro non concluso e nonostante questo, cioè, ho detto tanto, perché ancora bisogna un po', finire di lavorare. Per esempio, cosa si dovrebbe dire? Intanto parlare un po' in generale di tutto il lavoro al Bargello. Lui identifica, per esempio, questo Noli Metangere di Rustici, lo identifica come Rustici, questa cosa viene lodata da Longhi nel notiziario dell'arte. L'archivio del Bargello sarebbe da riordinare, però ci sarebbe da vedere delle cose, quindi è uno step successivo, penso, se avrò occasione, insomma. È stato già parzialmente esplorato nel catalogo dell'85-86 da Barocchi e Gaeta Bertelà. Io vorrei, per esempio, capire che rapporti aveva con Toesca, perché non ne sento mai parlare. Poco da parte di Toesca, che molto dopo cita i testi più tipici, insomma, di Enrico, mi sembra di non trovare Che avevano a tracce. Firenze negli Erano stessi Firenze negli anni, stessi anni, frequentavano tutte Berenson, variatissime presse, avevano sì. un pochino di, anche di Toesca, qualche piccolo rapporto col mercato. Erano tutti e due persone che sapevano usare documenti e occhio, insomma, in fondo è un piccolo Toesca, anche lui, no? Non è forse grande come Toesca, però ha un pochino un parallelo. Però, come le rette parallele di Euclidea Memoria, non si sono incontrati, Poi ma erano due forestieri a due Firenze, forestieri tutti e Toesca lo due. patisce enormemente, si Poi, lega a Berenson perché tutti i per fiorentini lo odiano, gli questo, fanno guerra, quindi sarebbe raccontano questa è una cosa insomma, una delle cose che si potrebbero fare. Poi, naturalmente, vedere un po' meglio tutto quello che ha fatto il Bargello, come anche l'acquisizione della Madonna Panciatichi, e la fa invece comprare lui questa? questa la fanno comprare, la fa staccare e portare in museo perché è esposta alle intemperie, però la rivendica lui come azione. Nell'articolo sulla Giuditta di Donatello parla anche di questo ricovero in museo. Ma dov'era quindi? Era all'angolo tra Via dei Un Gloria, tabernacolo sì. viario, sì, la salva così Sì, la dal salva così, che peccato. era già rovinata. Mentre nel primo articolo che aveva Hai citato scritto, l'articolo sulla Giuditta, che è per una me è delle la cosa più bella passioni, che ha scritto De Nicola, una delle ed è passioni una di volta Andrea. Gagliotti glielo dissi anche, quel brano sulla Giuditta è forse una delle cose più belle che sono mai state scritte su È per questo che Donatello, poi non avevi per me. il tuo entusiasmo su quell'articolo ti ha fatto dimenticare la seconda parte più breve sulla Madonna Panciatichi. Effettivamente sì, è un po' zoppo perché c'è questa parte bellissima, molto ispirata, e poi la parte burocratica, No, no? ma anche di finissima Sì, lettura certo. tra iconografia e stile, poi scritto magnificamente, perché scriveva molto bene Scriveva De molto Nicola. bene, però in modo anche semplice, senza, diciamo, Non era asciutto, né essenziale, non era asciutto. Adolfo Non era Venturi Adolfo con Venturi, spumeggiava, non ecco. era i vari eruditi senesi che scrivevano in modo un po' burocratico, non era Longhi, Longhi come la mamma ce n'è uno solo, quindi meglio così, non si deve provare a scrivere come Longhi, no, è vero, non si deve provare, guai a chi prova a scrivere come Longhi. Siamo d'accordo.
è una cosa fondamentale, no? Come Tuesca diceva, non bisogna imitare Michelangelo, però anche non bisogna. No, è vero, è contro le imitazioni moderne di Michelangelo, questa è una frase di Tuesca che mi viene in mente, però è anche. Comunque, invece non è lui a far comprare la Madonna Goretti Miniati, che arriva solo nel 27 al Bargello, ma, e così chiudiamo proprio il cerchio, era stato lui nel lontano 1905, nel suo primo articolo, a dire che prima o poi un museo l'avrebbe dovuta comprare. E qui c'è un'imprecisione di Gentilini, che ha fatto una scheda nella mostra Omaggio a Donatello, perché dice: De Nicola, allora direttore del Bargello, rivendica l'acquisto. No, era un privato cittadino nel 1905. No, no, nel 1905 era un privato cittadino. Gentilini dice che nel 1905 il direttore del Bargello, De Nicola, invece era un privato cittadino, però solo dopo la sua morte, insomma, si compie questo. Siamo tornati al via, quindi, con il primo articolo di De Nicola, e con questo concludo, come vedete, un lavoro completamente da finire, da completare, sperando. Poi ne parliamo magari anche nel dibattito, insomma, lascio la parola volentieri a Gabriele. Grazie.